Allora ragazzi, oggi ci sarà, cioè diciamo, un nuovissimo video. Ve l'avevo detto che andavo a Bevagna e oggi finalmente ci sono andato. È una gita scolastica che c'è Pirimettotto. Saluta. Ciao. Ciao. E in questo video vi farò vedere i video, cioè diciamo, le mie esperienze nei laboratori e anche nelle botteghe di Bevagna che si trova in provincia di Perugia. Comunque, si è sentito tutto questo chiacchiericcio sulla, diciamo, la gente, perché siamo due classi, poi siamo la prima C e poi c'è la prima F. Ciao! Chi non sa chi è, cioè quella mia amica, insomma, è una nostra amica dell'elementario e si chiama Angelica. Elementari? Sì, delle medie. Più fino, avevamo usato un cascio che aveva uno spessore più fino. Se volevamo un foglio più spesso, si utilizzava un cascio che aveva uno spessore più alto. A questo punto, questa è la forma. La forma era l'altro elemento e era un telaio dove vengono rilegati questi fili di rame. Questi fili di rame sono legati uno vicino all'altro e vengono chiamati vergelle. Le vergelle hanno la funzione di raccogliere e trattenere la fibra e far scivolare via l'acqua come un setaccio. Un'altra innovazione che ha portato Fabriano, come potete vedere, è l'introduzione di questi fili ulteriori che vengono messi in rilievo e danno vita al cosiddetto signum, segno di acqua, che noi lo chiamiamo filigrana. A questo oggi ce l'abbiamo sulle nostre banconote, se si mette contro luce potete vedere una raffigurazione. Logicamente questa è la prima filigrana, chiamata filigrana in chiaro. Questa aveva, diciamo, solo la capacità di far depositare meno fibra in queste sezioni e poi il risultato dopo l'asciugatura del foglio, per le varie dimensioni e spessori della carta, riproducono un logo. Questa era usata anche come marchio d'autore, perché si sapeva dalla filigrana chi aveva prodotto ogni singolo foglio. Questi due elementi si uniscono fra di loro in questa maniera e si effettua la filtrazione. La filtrazione consiste nel raccogliere un certo quantitativo di fibra e far scivolare via l'acqua. Con piccoli movimenti si vanno a rintracciare le fibre, si toglie l'eccesso, si toglie il cascio in questa maniera e il foglio rimane attaccato a quello che è la forma. A questo punto si cercava di togliere più acqua possibile e la forma poi dentro. Come potete vedere, quei fili che sono stati messi in rilievo riproducono e fanno un timbro sul foglio, lasciano un segno di acqua. A questo punto il foglio, che rimane attaccato al feltro, viene preso dai conitori e si crea una pila di feltri e fogli, che è la stessa. A questo punto, fatta la posta, questa pila, logicamente bisogna andare a togliere tutta quest'acqua che aveva all'interno, diciamo, ogni singolo foglio. E cosa si faceva? Si prendeva la posta e si passava al torchiavite, a questa pressa che avete dietro a voi. È piccolina anche questo, di grasso e di collagene. Questo brodo veniva tiepido, veniva mantenuto sempre tiepido perché i fogli serviva liquido, quindi sempre tiepido. I fogli venivano immersi completamente in questo brodo, quindi tutti bagnati di nuovo, e di nuovo si pressavano. Qui c'è una pressa, non so se riuscite, se vi allargate un po', vedono anche asciugare di nuovo. A questo punto io vi voglio... La risma significa 500 foglie. Esatto. Per fare una...
Gabriele ha fatto la spesa. Io metto la simbologa. Basta qui. Ho tutti i belli. Oddio, che carino. Allora, con che cosa si disegnava? Si disegnava ora. Il disegno si faceva a mano libera sulla tavola, lo faceva il dipintore, ma prima si preparava il bozzetto sul foglio di carta bambagina, quella che avete visto in cartiera. Quindi si faceva il disegno, si faceva approvare dal committente, che era la persona che aveva appunto commissionato il quadro, che aveva richiesto il quadro. Se il committente diceva che gli andava bene il disegno, allora il pittore lo rifaceva a mano libera sulla tavola. Con che cosa? O con il carboncino che avevamo visto prima, oppure con la grafite, che è la pietra quella con cui si fanno le matite ancora oggi praticamente. Se c'erano dei dettagli da fare molto piccoli, tipo gli occhi oppure le decorazioni dei vestiti, eccetera, si usava la punta di argento, che era molto acuminata, molto sottile, e questa si usava per fare appunto i dettagli più piccoli. A questo punto, una volta che c'era il disegno, se il committente l'aveva richiesto, si passava alla doratura. Vi avevo detto appunto che l'oro era una fase a parte, perché si fa dopo il disegno e prima del colore. Allora, l'oro e il blu lapislazzulo erano gli unici due colori che il pittore non aveva a disposizione in bottega, di scorta, diciamo, perché essendo molto preziosi c'era il rischio che qualcuno li rubasse, gli incendi. E quindi il committente che faceva andava dal battiloro, che era la tinta, foglie estremamente delicate, sottili, bisognava stare attenti ai colpi d'aria, ai movimenti troppo bruschi, perché si rompeva, volava via, quindi era proprio delicatissima come fase. Allora, si chiama ottone, questo è l'ottone, esatto. Allora, la foglia d'oro si appoggiava su una superficie morbida come un cuscino e poi con il coltello a lama piatta si ottenevano dei pezzetti, dei quadratini, la lama, eccola, più o meno di questa grandezza. Di mettere l'oro però c'era una fase preliminare che era il bolo armeno. Praticamente voi immaginate che su questa cornice ci doveva essere l'oro. Prima si spennellava il bolo armeno, che è questa sostanza rossa. È fatta con argilla rossa, terra, che veniva appunto dall'Armenia, e la chiave dell'uovo, il tuorlo. Praticamente a che cosa serviva questa base? Serviva a risaltare il colore dell'oro. Cioè, una volta che poi l'oro era attaccato e si era asciugato, la presenza di questa base rossa lo rendeva più brillante, più luminoso. Questo praticamente appunto si spennellava, che è rosso praticamente, si faceva appunto tutto uno strato, si aspettava che fosse asciutto e poi si bruniva. Che significa brunire? Che con una pietra molto faceva questo lavoro, cioè si toglievano le parti più ruvide in pratica in modo che la superficie fosse il più liscia possibile per poter poi attaccare l'oro. Si iniziavano ad attaccare questi pezzetti d'oro. Allora, la colla che usavano loro era il bianco dell'uovo, si prendeva un pochino, si spennellava sulla tavola e poi si attaccava questo pezzetto d'oro. E si faceva, si andava avanti così fino, cioè come un mosaico, quindi pezzetto dopo pezzetto, esatto. Era estremamente lungo come procedimento, estremamente delicato. Quando l'oro era asciutto, anche l'oro si bruniva, quindi sempre con la pietra d'agata si bruniva l'oro, in modo che questi pezzetti si fissavano e si fondevano tra loro. E quindi la superficie sembra unica, sembra spennellato l'oro. Invece sono questi pezzetti attaccati uno accanto all'altro che grazie alla brunitura si sono poi fusi, appunto. Per terminare la doratura si usavano i punzoni. I punzoni sono questi qui, sono dei timbri praticamente, hanno diversi disegni, ogni bottega aveva i propri disegni, i propri punzoni, e più punzoni una bottega aveva, più significava che era importante. Dunque, ragazzi, ho fatto il shopping, ho preso un foglio di carta e anche una boccetta, una penna a pennello, che poi vi farò vedere in un altro video a parte. Ragazzi, allora, che odore. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Lo zucchero, bravissima. Vedete? Si incolla quasi da solo, non c'è bisogno di fargli nient'altro, se non che per sicurezza
lascio il dito qui e lo attorciglio verso destra. Che una volta che non veniva più utilizzata, perché il carro come funziona? La ruota deve toccare per terra, no? Sì. Veniva impermeata nell'altro senso, vedete, questa è stata messa su questo palo di legno e ci sono stati messi con i chiodi tutti questi piccoli denti di legno. Su ogni dente ci vado a mettere uno stoppino. È chiaro fino a qua? Successivamente iniziava la raccolta della cera. Si andava nel bosco e si andava a cercare la cera d'api. Questa è una pentola, sì, che è a contatto con l'acqua. Quindi faccio di sporcarvi. Infatti ho doppia pentola. In questa pentola ho la cera sciolta, vedete? A 60 gradi. Nasce per colatura, quindi si cola la cera sopra il filo. E si attaccano strade, guardate. Lo faccio scorrere. Questa è la nostra candela. Nel frattempo, mentre la faccio asciugare, io colo le altre. In questo modo. Ogni volta che colo si aggiunge un millimetro di strato. E quindi dopo una quarantina di giri ho quasi, diciamo, una candela che è già utilizzabile. Si usa la ruota perché? Perché se io colo 40 volte sulla stessa candela, in questo modo, facciamo finta che ne prendo solo una, non mi cresce mai perché la cera calda va a sciogliere quella appena messa. Quindi devo per forza prendere questa tipologia di candela e devo per forza fare questa lavorazione. Eccolo qua, e qui sono di nuovo al nostro stoppino che colo per la seconda volta. Guardate come cresce subito, eh? Lo faccio ripassare, già vedete che c'è, vedete? Già è più cresciuto. Questo lavoro per, diciamo, un'oretta, quindi per un'ora senza smettere mai, colo, 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 finché arrivo ad avere due candele della stessa grandezza, come possono essere queste due. Vediamo, eccole qua. Così che ancora calde possono essere modellate. Quindi adesso le intreccio, si parte per la cappia, la vedete tutti? Sì. E la intreccio in questo modo, la avvito insieme. Ecco, vedete? In questo modo si accendono, si legano due candele insieme. Si accendono. E la durata è maggiore. Sì, la durata in questo modo si salda e poi, essendo già asciutta, si può già prendere in mano. Passatela pure. Passatela pure. È bagnato. Che si chiama come? Perché è? È doppio. Ci sono quattro spade e qua dovevamo prendere il filo, cioè di tutti e due, diciamo, c'erano questi cose e noi dovevamo mettere sopra, cioè sotto sopra, c'era bellissimo e abbiamo prodotto un braccialetto. Dunque, il video è finito e in un prossimo shorts vi racconterò la mia esperienza, come sono stata in questa gita. Ciao!